noi non facessimo il termovalorizzatore, oggi invece di fare questa conferenza stampa, noi staremmo facendo la conferenza stampa e presentazione dell'avvio dei lavori per la discarica da 1 milione di tonnellate. Quindi c'è un vantaggio in positivo, ma c'è il vantaggio in negativo, che ci stiamo risparmiando una delle cose che io avrei avuto grande difficoltà come sindaco a fare, ma che sarei stato legalmente obbligato a fare. Cioè io, se non fossi, se non avessi fatto il commissario, il termovalorizzatore sarebbe stato commissariato se non avessi fatto la discarica, nel senso che già avevo le lettere scritte, che no, era un obbligo di Roma Capitale. Anzi, c'era un'inadempienza, già la scorsa giunta avrebbe dovuto farlo, c'erano delle sanzioni se non si fosse fatta. Cioè noi, grazie alla possibilità di, col potere commissariale, di fare il nostro piano rifiuti, abbiamo evitato, non solo al sottoscritto della giunta, ma soprattutto alla città, di dover oggi occuparci della gestione di una discarica da 1 milione di tonnellate del territorio di Roma Capitale, che peraltro sarebbe durata 5 anni. Cioè tra 5 anni chi sarebbe stato al governo avrebbe dovuto farne un'altra, e per i prossimi 35 anni, almeno poi anche dopo, Roma avrebbe dovuto dotarsi di 7 discariche da 1 milione di tonnellate in 35 anni. 7 discariche da 1 milione di tonnellate è, credo, un livello di devastazione ambientale e sociale senza precedenti.